Noi allora, ci siamo divertiti fino adesso, no, eh? abbiamo fatto. No, dai, ci siamo emozionati. Emozionato, sì. È stato bello anche però. Noi dietro. Sì, perché Raul è molto sensibile e molto profondo, l'avete capito. Lo sappiamo bene. Lo sapete bene. Lo sanno. Allora, intanto Enea ha trovato l'amore, o sbaglio? Così, partiamo così. Giusto per stemperare la tensione, è vero? Sì, è vero. Con la figlia di Raul Bova, ma non la figlia che è piccolina. Con quella che interpreta la figlia del nostro allenatore, sì. È diventata veramente la mia fidanzata. Lui ogni tanto mi chiama papà. È qua in studio da qualche parte, volevo salutarla. Sì. Perché Raul, che appunto è Riccardo, l'allenatore di questi ragazzi, ha due figlie. Ho due figlie, sì. Lui non è un bellissimo personaggio all'inizio, eh? No. Diciamo che nessuno di noi. All'inizio vuole conquistarla, poi però ci rimane innamorato. Rimango sotto innamorata. Questa. E invece Fiorenza e Chiara... Anche con loro è stato difficile, ovviamente come personaggi, poi nella vita... Anche. La vita anche. Parallelo, dai. È stato parallelo. Sono entrati talmente tanto nei personaggi che le prime scene tra me e Fiorenza erano... Sì. Dico, ma scusa, posso... Sì, va bene, fai come ti pare. Ok, dico, ma... Ti imbruttivo quasi, sì. Però. Cioè, guarda, io sono a dieta, ho fame, sono molto nervosa. Sì, c'è da dire che Fiorenza di suo non ha peli sulla lingua. No, esatto.